Piedi nudi nel parco, dall'opera del famoso Neil Simon, una rivisitazione con traduzione, adattamento e regia curati da un grande amico del festival, Stefano Alleva, che torna a Spoleto al chiostro di San Nicolò. Andiamo a vedere la conferenza stampa che si è tenuta proprio lì. Questo spettacolo è possibile ammirarlo ogni sera fino al 10 di luglio. E lei chi è? Chi è lei? Io abito con me. Anche io. Che meraviglia! Spero di non averla disturbata. Molto lieto. Io mi chiamo Velasco, Victor Velasco. Il Barba Blu, quello della soffitta. Vorrei avere il piacere di usare la sua stanza da letto. La stanza da letto? No. Devo rientrare nel mio appartamento. Quando il maestro Ferrara mi diede la grande opportunità di fare un altro spettacolo per il Festival di Spoleto, dopo averne fatti due nelle due edizioni precedenti... Indovinate! Si è fatto tardi, io devo proprio andare. No, prima devi assolutamente bere un bicchiere. Paul, vai giù a comprare il vino? Va bene, io scendo. E risalvo con i vini. Paul, copriti bene, minaccia neve. Lo so. Fin da subito, ragionando su questo spazio, magnifico, mi è venuto in mente che a piedi nudi nel parco potesse trovare in questa ambientazione una potenzialità e una possibilità assolutamente inusuale. Forse lo rendo nervoso? Molto nervoso. Magnifico. Tu piano piano, schiacciati. Sempre di più. Schiacciati sempre di più. Una volta al mese cerco di rendere nervoso un bell'uomo. Forse la rendo nervosa. Molto nervosa. Magnifico! Perché una volta al mese io cerco di rendere nervosa una bella ragazza. Così. Ma le risparmierò ulteriori angosce. Io ho 49 anni e sono un individuo correttissimo. Il progetto ci è piaciuto moltissimo perché ha sposato il nostro progetto, cioè nel senso che noi stiamo cercando di fare come azienda un made in Italy puro. Ah, se succede qualcosa di fantasioso come l'arrivo dei mobili, oppure se il riscaldamento dovesse cominciare a funzionare, fammelo sapere. Paul,